sapevatelo, si vuole superare l'attuale Guinness World Record e realizzare la torta più grande, ok? Sì. Che esista al mondo. 120 metri quadrati di torta, pensate. Ammazza! Ok, tipo non so quante tonnellate in effetti peserà questa torta, ma la cosa bellissima di questa torta è che sarà della forma della nostra bellissima Italia. Ah, quindi vuoi dirmi che stanno tutte le regioni si stanno coordinando per realizzare un mega tortone a forma di stivale? Esattamente, è organizzato chiaramente dall'Associazione Nazionale dei Cake Designers Italiani, che hanno appunto scelto tra tutti i migliori cake designers in Italia dei gruppi per ogni regione, e ogni regione andrà a realizzare la propria torta regionale, come si può dire? Va sì, bene sì, così. Sì, ognuno. Ma il gruppo di lavoro napoletano qual è invece? Bravo, e noi ce l'abbiamo. Sono curioso. Allora, dalla campagna c'è il gruppo Napolè, che è stato scelto dall'Associazione Nazionale Cake Designers. È già sul nome, per direi. Per fare Napolè, vabbè, Pino, già l'avete scelto bene. Noi abbiamo una rappresentante di questo meraviglioso gruppo, che è Titti Aprile, in linea con noi. Titti! Titti, buonasera. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Grande. Come Titti va? Benvenuta. Benvenuta su Radio Amore sì. Napoli, qui a Sapevatelo, Titti. Grazie, grazie. Sì, come dicevi Roberta, praticamente questa sarà una torta di quasi 2 tonnellate, ecco, 140 pensa. Metri quadri. Sì, 12.000 fette. 12.000 quindi, fette. Insomma, fatevi avanti, ragazzi, che ce ne per tutti. Titti, ma una curiosità, come vi siete organizzati per la spesa? Cioè, le materie prime, dove le avete comprate? Abbiamo degli sponsor, abbiamo la Cake che ci fa da sponsor, abbiamo farine magiche, insomma abbiamo parecchi sponsor, ci sono volute quasi 10.000 uova per fare una cosa del genere. Non è la bazzecola, ragazzi. No, non lo è. Io so anche che praticamente voi da poco tempo fa avete fatto una prova in scala che comunque ha avuto la massima approvazione da parte dell'associazione proprio per realizzare questo, ma a questo punto vi viene una curiosità, al di là dell'acquolina in bocca, perché cominciano la torta con la crema, vabbè. Ok, io vorrei capire, no, Titti, tu con insieme anche le altre che vorrei nominare, perché c'è Rossana Zanga, c'è Elena Andrea, c'è Rosa Parlato del grande capogruppo, Sabina Mucciolo, Elena Andrea, Sonia Santomauro e Rosanna Zanga. Benissimo. Sì, noi realizzeremo la regione Campania. Ecco, sì. Allora, la regione Campania. Allora, noi vogliamo essere, diciamo, siamo campanilisti, no? E siamo campani. Sì. Quindi ci teniamo che questo pezzo di regione sia rappresentato al meglio. Vorrei sapere da te che cosa avete messo sulla regione Campania per rappresentarla al meglio, perché a questo punto che ci mettete sulla regione Campania? Vogliamo sapere i dettagli. Guarda, la prima cosa che ci mettiamo è Piazza Plebiscito con Pino Daniele. Grande. E questo è un omaggio a lui, Daniele, grande come? Pino. Voglio dire, poi ci mettiamo la Reggia di Caserta, che rappresenterà Caserta. Certo. Ci metteremo la strega con Benevento. La strega di Benevento. Esatto. Sì. E quindi, insomma, sai, ogni particolare, insomma, nel posto giusto. Quindi la pizza, la bandiera, perché Napoli era una repubblica marinara, insomma, sai, tutte queste cose. Senti, ma anche il Vesuvio metti? Rappresentano poi la nostra regione. Anche il Vesuvio metti? Metterete anche Pulcinella, anche Pulcinella. Ah, che bello. Ecco, tutti i simboli di Napoli. Ma senti, Titti, una curiosità. Sì. Allora, voi avete già realizzato un modello in scala, giusto per capire bene o male come dovrà venire il lavoro finale? Sì, a Milano, il 28 di marzo. Ecco, voi andrete lì a Milano, vi metterete al lavoro, il gruppo creerà questa mega torta, così farete. Sì, così facciamo. Praticamente la campagna sarà un 5,40 metri, diciamo, per 5,40 metri. Sì, di grandezza. E quindi questa torta sarà mega torta. Pensa che il primato adesso lo detiene l'Inghilterra con 62 metri quadri. Noi praticamente raddoppieremo.
Ecco, voi allora ecco, avete sfidato la Gran Bretagna a Londra. E noi prima abbiamo dato proprio la notizia che il Daily Telegraph, uno dei quotidiani inglesi, ha eletto Napoli come la città più bella in Italia. Ecco, come risposta diamogli proprio questo Guinness World Record. Cioè battiamolo e confermiamo ancora una volta. Non si è sbagliato affatto. Sicuramente Napoli è la città più bella del mondo, con tutte le sue sfaccettature, sicuramente. E adesso, cara Titti, è nelle vostre mani questo record, in tutto e per tutto, perché dovrete tirare fuori tutto il vostro talento da cake designer per poter realizzare una regione stupenda. Faremo parlare di noi. Brava. Ci sentiremo, perché questa gara praticamente andrà, la presenteremo all'Expo di Milano. Ma di le date di anche di quindi, appunto un po' di date dai, quelli nel mese di ottobre, quando? 15, 16, 17 e 18 e sono 4 giorni. E la premiazione quando avverrà? Non ho capito, scusa, perché mi sento malissimo, ragazzi. La premiazione quando avverrà? Proprio uno di quei giorni? L'ultimo giorno. Sì, ci saranno i giudici del Guinness World for Record e praticamente poi ci daranno, attesteranno che questa sia la coppa più grande del mondo. Allora, Titti, una promessa in diretta che noi ti chiediamo, sì. Ok? Se riuscirete a beccare questo Guinness, questo record, vieni in diretta. Tu dovrai venire in diretta con noi, ci dovrebbe portare un pezzettino di quella torta proprio fatta con gli stessi ingredienti e ce la farei assaggiare. Ragazzi, mettetevi pronti già con i bavagli, perché già sto da voi, non ci sono problemi, siamo tutti tagliati, siamo tutti pronti, quindi questa cosa già è fatta, voglio dire. Grande, cioè, Titti. Non ci sono né se né ma, già è brava, fatta. Bravissima, quindi, grande determinazione. Ti vogliamo così gagliarda, Titti, in bocca al lupo a tutto il vostro gruppo, un grosso in bocca al lupo a tutta Napoli. Va bene, un bacione, grazie. Va bene, ragazzi, mi dispiace che mi sento malissimo, un bacione. Vi ringrazio, vi abbraccio. Ciao, un abbraccione.